si ci metto via. Più che un'associazione regionale, è una passione allo spasimo. Stiamo parlando dell'Associazione Cilentani nel Mondo, presieduta da Tommaso Cobellis, un cilentano ad hoc che dedica la propria vita ai suoi corregionali. Una passione di estremo valore, il suo motto è «Sono cilentano e me ne vanto», un leitmotiv che lo porta in giro per il mondo, mietendo amicizia ed entusiasmo. Tommaso ha un particolare amore per l'Uruguay, non soltanto perché abita qui uno dei suoi amici preferiti, Elio Sottolano, ma anche perché negli ultimi anni ha provocato un miracolo tutto campano. L'Associazione Cilentani nel Mondo è una realtà che ogni tanto ci ricorda la sua forza, il suo potere di convocatoria. Alla ERCU, l'Associazione Regionale Campani in Uruguay, Tommaso ha voluto ricordare i suoi corregionali cilentani e li ha premiati in una calorosa manifestazione socioculturale. Presenti non soltanto quei cilentani di sempre che aiutano e godono del ricordo di una terra ricchissima, ma anche grandi personalità, come il ministro dell'interno dell'Uruguay, Jorge Bruni, discendente di Campani, Gianni Raso, insigne discendente di Pisciotto, titolare della cattedra di diritto del lavoro in Uruguay ed altri. L'immancabile Elio Sottolano ha presentato anche i grandi della musica cilentana in Uruguay come Julio Cobelli e Di Matteo, uno dei più importanti fisarmonicisti dell'America Latina. Assieme e con la partecipazione dell'artista Gloria Acevedo hanno deliziato i presenti e provocato scroscianti applausi. Cosa significa per voi portare del sangue cilentano? Julio Cobelli e Gloria Acevedo. È incredibile, no? Perché incontrarsi con los parientes che uno non conosceva, no personalmente, ni siquiera, no tenía un conocimiento, a pesar del modernismo de la computadora, no nos conocíamos ni por foto, pero siempre hay alguien, como el señor Caputi, gente que lo arrima a uno a poder tener contacto con esa familia antigua, ¿no? Y saber de los orígenes de mi bisabuelo, por ejemplo, italiano, y de todos los Cobelli que son de ahí, de Angelara, ¿no? No es la primera vez, digo, porque tuvimos la oportunidad de estar por allá, por Roma, improvisando, donde, por supuesto, había muchísimos italianos y gente de diferentes países. Creo que se palpan la sangre, esa alegría especial, eso que tiene la tarantela, que de alguna manera se puede asociar con la milonga. La gente me decía que le encantó la parte de la payada. En el dialecto no sé cómo anduve, me gusta pronunciar el italiano, digo, es muy lindo, digo, pero bueno, realmente muy bien. Yo creo que si cierro los ojos y me mandan mañana sola y de noche para Italia, soy capaz de llegar nuevamente al Giardino Biennale por allá por Venecia, en donde llegamos de noche. Digo, realmente un recuerdo hermoso de Torino, de Venecia, de Roma, digo, de cada lugar donde estuvimos, de Assisi, o sea que una tierra muy linda, ¿verdad? Allá tiré la moneda en la Fontana de Trevi, pienso volver. Momenti magici ha trascorso il ministro dell'interno dell'Uruguay, Jorge Bruni, che con la sua consorte ha consegnato vari diplomi di riconoscimento ai presenti. Cosa si sente in una giornata come questa? Siempre la región donde provienen sus antepasados a uno siempre lo toca. Y bueno, lo he visto en la alegría con la cual se manifiestan, en las actitudes personales y cómo aflora toda la espontaneidad, todo el cariño y todos los recuerdos que vienen de muchos años atrás. Realmente me voy reconfortado y espero que la vida me depare poder volver en la primera oportunidad que así se pueda, ¿no? Associazione Cilentani nel Mondo, un sodalizio che cresce costantemente, un'idea originale che ha sapore di patria e di grande orgoglio italiano.